Partiamo subito con le cose di oggi. Eccoci. Stavo pensando, no? Allora, andare a casa a prendere ciuschi quest'ora. Stavo pensando, quel Mac Pro non si potrebbe anche comprare, Solo che il problema è che non è che cioè, chissà quando sarà pronto. Manco hanno detto la data ufficiale, hanno detto quest'anno. No, perché mi sta sulle palle tutte le volte che vado al commercialista e mi dice: non si può scaricare niente perché hai comprato poco. E porca puzzola, allora mi compro un fuoribordo adesso. Ma dopo qua non si può scaricare dalle tasse. Se facevo il marinaio, invece di fare questo lavoro, mi potevo comprare uno yacht e poi lo potevo scaricare dalle tasse. Mi serve perché sono un marinaio. Ci penserò. No, perché mi voglio specializzare nei video. Basta. I siti web mi stanno iniziando a rompere, che palle. Cioè, ormai non ci capisco più nei siti web. Sì, ci capisco ancora, però. Cioè, i siti di WordPress con i template. Oggi ci ho speso 4 ore e mezza. E proprio mi fa arrabbiare. Ma perché, come ho già detto, o lo becchi il template e ci modifichi poco poco. Se devi modificare troppo, già viene un gran casino, non scusi niente. Ma poi te compri il template, non è che allora cioè te compri il template, poi devi seguire tutte le istruzioni che ti danno loro per fare il layout. Cioè, è un casino, non è che mettiti tac a posto, ecco, cavolo, tutto guardare là, bla 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 bla. Per quanto riguarda i siti web invece fatti con me, ecco, il mio fantasticissimo codice copyrightato, molto meglio. Però quando poi si tratta di andare a spatacare con tutti i siti mobili non ci capisco niente. Basta, devo cambiare lavoro. Allora, il lavoro che voglio fare è il marinaio. Il marinaio è bello. Ieri ho visto un programma che loro hanno la barca, no? Vanno. Appena succede un uragano, o dopo un uragano, durante l'uragano, loro girottano con la barca e se vedono gente in difficoltà, li aiutano. Allora, questo dove cavolo va? Ah, questo non lo faccio passare. Poi, quello è un bel lavoro, Poi, un altro lavoro. Vabbè, il video non sarebbe male, Ovviamente ci vuole un Mac Pro, bisogna per. Cioè, lo faccio. Però Mayfishy non vuole entrare nel discorso video. Poi anch'io neanche io sì, ma non so, perché il video è una di quelle robe che mi rompe un po' le scatole, perché devi guardare la stessa cosa mille volte. Però un po' mi arrabbia sempre, come si dice, perché è sempre stralento, insomma. Ci vuole una potenza non indifferente. Ci voglio. Poi cose che ho visto in TV. Visto oggi, ho guardato una puntata di Kentucky Backyard Oil, molto bello. Ma infatti c'è questa puntata spiegavano la parola milkshake, no? Praticamente milkshake in questo qua che ciucciano il petrolio. Praticamente se uno scopre il petrolio nel suo terreno, quello che il vicino dice: ah, se lì c'è il petrolio adesso faccio un pozzo anch'io dalla mia parte. E infatti facciamo un po' di vedere che questo aveva il pozzo, poi c'era il confine, poi c'era l'altro che aveva fatto il pozzo. Attingevano petrolio da un pozzo da 10 milioni di dollari all'anno. Quindi
mettiamo un milkshake. Ma adesso questo qua sta per finire e ne sta per iniziare uno nuovo sempre sul petrolio. O è oro o è pan bagnato. No, o è oro, documentari sull'oro o sul petrolio. Adesso questo è il trend di Discovery Channel. Sì, aveva tentato anche con il carbone, miniere di carbone. Sì, attenta un po' con quello lì, i logger, quelli che devono tagliare gli alberi, non fa cagare. A noi ci interessa o il petrolio o l'oro, e basta. Anche Chus, che è molto interessato su questi qua. Allora, infatti, adesso questo sta a finire, ne deve iniziare subito uno nuovo, che si chiama Blood and Oil, che ce lo spareremo tutte le puntate. Ma cos'è sto casino? Poi, il 23 o il 25, non me lo ricordo, c'è in diretta su Discovery Channel uno scemotto che attraverserà il Grand Canyon su una corda senza protezione e dal vivo. Non è un coso registrato Discovery Channel classico, no, è proprio in diretta. E noi ce lo guarderemo così, se cade, cade. Giustizia è fatta. Poi, invece, questo mi fa un po' niente di più. Comunque, quello che noi ci interessa è un nuovo reality che sta per iniziare sull'isola deserta. Ah sì, vabbè. Per i soldi, oro e petrolio. Poi, gli altri show che vanno proprio trendissimi sono quelli survival, ovviamente. Sono 6 miliardi di survival. Praticamente adesso inizia il 26 o 25, non ricordo. Ci sono, mi sembra, una donna e un uomo nudi. Tu ovviamente tutto censurato. Cioè, se sai che sulla TV americana non puoi mettere i nudi, ma non comprarlo neanche, cioè, che gusto c'è tutto censurato così, non lo so. Allora, calmi tutti, qua io vedo che io esco, vaffanculo. Esco perché chissà dove arriva sta cosa. Tutto censurato, ma anche la donna tutta censurata. Che sciollo. Se avevo Waze acceso adesso potrei vedere dove era l'incidente. Se però Google non me la conta mica giusta. Ha comprato Waze. Waze software, conosciamo tutti, navigatore, open source, dicono, dove tutti gli utenti dicono, c'è un incidente qua, allora vai, è una specie di navigatore social, abbastanza bello, io lo uso più che altro per prendere le caramelle, no, ti dà dei punti che poi devi, sono delle caramelle a volte sparse, allora devi navigare fino a quel punto per prendere la caramella. Lo uso giusto a volte così per vedere dove sono i poliziotti, ma non ho mai usato come navigatore, beh, non mi piace la grafica, a me piace solo quello della Apple, anche il Google Maps, l'applicazione, a parte il fatto che non fa, da quello che ho capito, cioè la navigazione vocale non la fa. Allora, cosa vuoi? Perché adesso tutti a dire la Apple ha cambiato le mappe, ma secondo me Apple ha cambiato le mappe perché Google aveva delle restrizioni, non faceva fare quello che voleva. Cioè voleva avere anche loro, anche la Apple voleva avere le gira a destra e gira a sinistra, la vocina, e Google, siccome aveva il predominio sul suo cellulare, e allora non voleva dare quella, secondo me è così, perché io non so cosa Apple ci guadagnava non ci guadagna niente, insomma non ci ha guadagnato niente a cambiare e fare tutto il sistema di mappe con tutti i problemi che ne sono venuti fuori. Comunque Google ha comprato Waze, però secondo me non per fare niente di che, migliorare il sistema, no, perché non voleva la concorrenza di Waze.
che Waze sta diventando abbastanza famoso. Allora, abbiamo fatto la scorciatoia. Sì, per... Sì, poi allora, di altre novità è uscito Lightroom 5. Ma... Ormai non vado più a fare le foto. Cioè, vado. Oh, adesso devo andare. Non lo so. Quel problema di ciuschi che hanno resti che non mangio, adesso ultimamente non ho più fatto foto. Faccio foto a volte. Ma che palle! Allora, come potete vedere, laggiù, il semaforo americano è laggiù, comodo, io sono qui, mi bevo un drink, il semaforo è là, metti in quelli italiani, devi sempre stare così. Guarda che comodo, c'è proprio una genialata, Comunque, è uscito Lightroom 5, ho guardato un po' le feature, niente di che, ma io non capisco. Lightroom, il clone è sempre stato una merda, solo nella versione adesso 5 l'hanno messo un po' a posto, ma dico, è Adobe, fai Photoshop e fai Lightroom, non riesci a mettere lo stesso tools che c'è in Photoshop in Lightroom, cioè sei proprio un ciccione, Poi una notizia un po' vecchia, adesso deve uscire Adobe Adobe CC, praticamente sarà la versione dopo la CS6, sarà tutto nella nuvola, però molti non hanno capito niente, la gente ha pensato, è tutto nella nuvola, come Google Chrome, cioè per andare in Photoshop non sarà più scaricabile, sarà un sito web, ma dai, ma cosa c'hai nel cervello, le scimmie urlatrici? Se è sempre scaricabile, è uguale adesso, è solo che avrà la sottoscrizione e ogni 30 giorni... Cioè, puoi anche non avere internet continuo, no? Perché tutti dicono, ma chi è che qua c'ho la DSL veloce? Qui a Cerignola c'è ancora la ADSL a 1 megabit. Ma no, allora, ti scarichi software come ce li hai adesso. Devi fare la sottoscrizione e poi ogni mese c'è un controllino online che vede se c'è ancora la sottoscrizione attiva. Se non ce l'è attiva non ti fa usare il coso, no? Però e secondo me lì ci sarà il modo di craccarli, Secondo me ci sarà un modo. Anche se Adobe ha detto che in questo modo sarà molto molto più difficile craccare i software. Però se c'è il software scaricato, non lo so, perché ad esempio la bionda, lei ce l'ha la sottoscrizione e il software ce le ha scaricati, poi ogni mese gli addebitano le robe. Sinceramente, non è che mi piace tanto sta sottoscrizione, perché a un certo momento uno dice vabbè, ma se intanto lo devi fare per lavoro, poi intanto gli upgrade non è che costano poco, no? L'upgrade del mio sistema operativo di tutto cose mi pare che avevo speso $750, però c'è da dire che l'upgrade, io del CS5 non faccio l'upgrade già da 2 anni, no? E
Invece lì, se c'è la sottoscrizione, ogni anno sono $700. I numeri di sottoscrizione sono i seguenti, fammi pensare. Mi pare $25 al mese se sei già, se hai già un pacchetto comprato per il primo anno, e poi dopo diventa 40 o 45 al mese, o 29, non mi ricordo. Però avevo fatto il calcolo che più o meno all'anno viene tipo $500. Allora, $500 è una cifra, una signora cifra. Cioè, $500, mettiamo, ti paghi l'upgrade, no? Però non è che ci devi fare l'upgrade, un sacco, non lo so, bene. Non mi sconfinfe sto piano. Poi quello che a me non piace è il pensiero che ogni mese devi pagarci qualcosa. Cioè, a me piace più comprare $600 e poi dici, ah, oh, guarda che... Cioè, alla fine i soldi li spendi uguale, no? Però, sembra meglio, no? Tipo, ho speso $600 per Photoshop. Mi piace di più che aver speso $10 al mese per 60 anni. Ovviamente il calcolo non funziona, però... Adesso ovviamente uno dice, allora perché non ti sei comprato la casa così? Non c'avevo tutti i soldi. Allora lo so, questo è quanto. Che freddo. L'aria condizionata troppo sparata. Allora, come ho detto, su Facebook mi è arrivato l'appuntamento dell'immigrazione per andare a farmi pigliare i dati biometrici, come se non li avessero. Allora, biometrici vuol dire le protezioni digitali, la foto, ma secondo me, vabbè, allora, questo devo fare, no? Perché, a differenza di altri paesi, tutti gli immigrati americani, almeno quelli recenti, sono schedati con una fedina bianchissima, però schedatissimi, tipo, tocco quel lampione, succede un omicidio, vanno a vedere l'impronta, ah, guarda qui chi è passato, tac, scattano subito gli arresti. Però anche, cioè, io me lo ricordo benissimo che le impronte me le hanno già pigliate. Me le hanno pigliate, addirittura le impronte le pigliano pure quando vai al parco Disneyland Orlando, Universal Studios. Cioè, l'ultima volta che sono andato a Universal Studios sarà stato tipo 3-4 anni fa, già c'erano le macchinette dove prendiamo le impronte. Poi all'aeroporto, non sempre, ma... a volte, vabbè, quando arrivi all'immigrazione lì c'è, quindi secondo me anche uno, cioè uno che non è mai andato in America, no, però uno se è andato in America le impronte ce le ha nel database. Però evidentemente quando succede che sono un omicidio, quelli del FBI non possono andare nel database dell'immigrazione, perché altrimenti non si spiega. Capita spesso che non trovano nessuno perché le impronte, non lo so, io l'ho visto a CSI, va bene? No, secondo me è possibile, l'FBI c'ha i poteri dappertutto, ci guarderò. Poi ecco, questo, chi è che ha fatto questo sistema a croce, che criss crossing dei semafori, questo già vedi, già qua la versione un po' italiana, cioè non italianissima, perché c'è un filo che va di là, fa di qua,
Questo è il sistema albero di Natale, no? Molto bello, però hai il semaforo troppo vicino. Oh, che sonno. Oh. Allora, io so già, oggi che giorno è? Mercoledì, e te pareva. No, perché io sto già pensando cosa prendere al buffet sabato. Io direi un giro di sushi, poi il tè freddo con il ghiaccio, poi le cozze, i gamberetti. Ma perché? Perché? Colpa mia se solo io so dare solo l'amore. Che film è? Che film è? Miami, sono passato in una specie di corsia preferenziale e non avevo il telepass e mi doveva arrivare un addebito, non una multa, come ho già spiegato praticamente. Allora, c'è una corsia che se passi lì sono $100 di multa, però ci sono cartelli, e invece è una specie di cosa che vai veloce, passi tutto il traffico. Io invece ho detto facciamo questo fermo, mi infilo e dopo non c'è più uscita, cose. Allora praticamente lì se c'è il coso paghi meno, altrimenti ti fanno la foto e poi ti mandano a casa da pagare, ma poco, sarà stato $5, $2. Insomma, ti fanno pagare il prezzo di quello che dovevi spendere più una sovrattassa. Comodo, eh. Però non mi è ancora arrivato niente, boh. Tra l'altro, quell'appuntamento biometrico, cioè se non vai quel giorno lì, cestinano la tua pratica. Quindi praticamente metti caso che succede che un incidente, non posso assolutamente mancare, mi toccherà andare un'ora prima, per star sicuro che non lo so. Cioè tutto sto casino, anni, poi manchi quel appuntamento lì e prendi due impronte digitali, ti annullo la pratica. Almeno c'è scritto così, magari succede veramente qualcosa, telefoni, un po' te la tengo da parte, però se non ci vai, cioè magari non te la annullano nulla, ma nel foglio c'è scritto che te la annullano, la considerano come se hai abbandonato la pratica. Ma vuoi che uno fa 6 miliardi di anni di aspettare, poi tra l'altro io neanche 2 settimane fa gli ho spedito un assegno di $1000, alla nulla, vuol dire che non gli interessava più, che loro guardano ogni schiribrizzo per eliminare qualcuno, no? Perché siccome ce ne sono così tanti, allora se ne elimino qualcuno, qualche schiribrizzo stupido, tanto di guadagnato, eh. Poi, questo è quanto. Dopo quello, forse arriverà, forse no. Quelle le ciuschi. Le ciuschi praticamente adesso non mangia, prova costume, sempre questa prova costume. Questo edificio giallo e nero tipo Appemaia,
poi altre cose. Ah, stamattina stavo sentendo Linus. C'era un giocatore che italiano, Bellini, mi pare qualcosa, no? Bellini, non so, che gioca nei Chicago Bulls. Allora, lui è stato a Chicago per 8 anni a giocare nei Chicago Bulls. Allora un giorno ha fatto un tiro mancino e ha fatto canestro. E poi ha fatto un gesto così, tipo due palle, no? Da quello che raccontava, io me lo sono immaginato. Ora ha fatto quelli della NFL lì, baseball, basket, come si chiamano, l'hanno chiamato a casa, ma cos'è quel gesto lì? Gli ha dato $25,000 di multa. Perché punto uno, il gesto gli americani non lo fanno. E poi eri stato ritenuto offensivo. Poi alla fine hanno patteggiato, allora gli hanno dato solo $15,000. Sì, ma un gesto sempliciotto. Niente di che, neanche ha insultato un tifoso, l'ha insultato in modo razzista qualche tifoso. Come succede in altri sport, in altri paesi. Visto, tac, abbiamo fatto sta scorciatoia, superato tutto il traffico. Ci abbiamo messo il triplo, però abbiamo superato il traffico. No, però le casse solo lì della Bose a volte mi stupiscono, perché già ieri guardavo la TV e dicevo, ma chi è che abbaia fuori? Ah, era la TV. No, però a volte là degli effetti abbastanza spaziali, abbastanza spaziali, abbastanza Dolby Surround, non so come fa, perché la casa è lì, però dicevo, ma chi è che appaia? Un cane? Ah, è la TV. Basta, bello, bello. Ah sì, poi venerdì la bionda sgombera, arriva al lavoro con il classico scatolone, mette dentro la foto e se ne va via. E io prenderò l'ufficio. Olè! Allora, praticamente, l'unico problema, come già spiegato, di quell'ufficio è che ogni ora, così, diciamo, quando va male, entra uno sbicchiolato a chiedere qualcosa. E c'è l'appuntamento. Allora devi stoppare quello che stai facendo, e quando io sto facendo una roba e sono concentrato al pomodoro non mi piace stopparmi. Infatti già stamattina ero lì concentratissimo in quel sito merdolino WordPress, è entrata una, non l'ho neanche cagata, no? Poi c'era Kelly, e Kelly poi mi ha detto, ehi, vai a vedere, che lei era al telefono. Che palle, perché poi se io non vengo disturbato posso continuare a fare una roba per ore e ore, ma se vengo disturbato dopo è la fine, dopo mi vado su Facebook, mi deconcentro. E lì non lo so, sarà un deconcentramento perenne, però c'è l'officetto, posso sentire la musica, gabber, sparatissima, senza cuffie, ci guarderò. Poi di fame stasera. Programmi per fine settimana. Allora, bici no, sono 3 settimane che vado in bici, ormai sono un figurino. Poi io direi, vabbè, cena buffet, questo qui è ovvio, non lo scriviamo neanche, che cioè anche la scorsa settimana non sono andato, sarà 3 settimane che non vado, ma siamo diventati mica impazziti. Allora, mare sono stato l'ultima scorsa settimana, 2 palle. A me il mare non piace, a meno che ci sono le onde grosse per fare il surf, noi surfisti. Cioè noi surfisti non andiamo al mare per prendere il sole. Allora, o pesca,
pesca è bello, però la pesca è bella se vai col kayak, solo che aspetta, no, dobbiamo andare, c'è stato un incidente, volevo. E voi direte, perché hai fatto lei? Ho fatto lei perché l'incidente a lui, l'incidente non a me. La probabilità che c'era un incidente proprio in questo punto dove passo io è molto... Cioè, se l'ha fatto lui, non l'ha fatto me. La probabilità, Cioè, non capiterà mai che ci sarà un incidente in quella tratta lì per almeno 2 mesi. Magari ci sarà laggiù dove io non passo mai. E quindi... Ule, giustizia fatta! Allora, devo andare a Lognino, vado là, vado a Juniper Spring, senza kayak, solo a fare il picnic e il bagno. Questo è l'appuntamento. O lì, oppure c'è un posto dove si va in bici, che però andiamo senza bici, picnic con carbonella, hamburger, hot dog e pesca, perché è proprio davanti, no? È bello, è quel posto che adesso vi farò vedere, no? Ma è abbastanza bello perché c'è un sacco di tavolinetti per fare il barbecue e poi c'è davanti una specie di molo molto bello di legno dove si può pescare. Io direi di andare con la carbonella senza cibo e si cuoce quello che si pesca, cioè niente. Allora io direi di andare con la carbonella e gli hot dog e gli hamburger e basta. Poi porca puzza, mi sono dimenticato anche di chiedere a Mayfish un negozio che aggiusta i tagliaerbe, perché l'ultimo sabato ci ho dovuto faticare più di mezz'ora per farlo partire quel cavo di tagliaerbe. E il bello perché gli avevo cambiato l'olio, la candela addirittura, ho dovuto comprare 2 pezzi, 2 chiavi speciali per staccare la candela, perché ho detto, non so, forse la candela, e alla fine non era la candela, non so che cavolo c'è. Gli ho messo la benzina, gli ho messo tutto, gli ho messo quei cosi che pulisce il motore, che però secondo me quello l'ha fatto ingolfare di più, però siccome adesso non lo so, sarà finito quel cacchio, ci guarderò. Perché comprarne uno nuovo almeno mi costerà $200. Poi tra spese brutte, non sono neanche di contorno, sono proprio schifide, c'è le gomme della macchina che devo comprare, e lì mi spenderò almeno $500, se non $700, perché poi cambi le gomme, guardi sul giornaletto, guarda, $99 l'una, poi arrivi là già e si è già triplicato il prezzo, in più dopo devi fare la convergenza, le cose, la convergenza è importante, non è importante per niente, non serve un cavolo, se vuoi per farti guadagnare altri $200 in più. Allora questo è quanto. Per il momento è tutto, allora ciao a tutti.